Allora, come nasce la tua passione per l'arrampicata, per le scalate, per la montagna in genere? Per l'arrampicata stranamente per scherzo, davvero per scherzo. E invece la passione per la montagna è qualcosa di diverso, di più profondo, che a un certo punto della mia vita ho visato, ho sentito come un bisogno di guardare in alto e di questa curiosità improvvisamente mi ha preso e ho cominciato a frequentare senza intenzione di scalare, questo è importante, non ho cominciato prima ad arrampicare, ma bensì incuriosito a cercare di scoprire cosa c'era in quel mondo così lontano che improvvisamente mi faceva sognare di cercare di ampliare questa curiosità. Cosa c'è di così affascinante, di così magico nello scalare una parete, insomma? Da dove ti viene questo desiderio di scalare? Penso sia una cosa molto soggettiva, voglio dire, non esisterebbe l'alpinismo se non ci fosse l'uomo che traccia una linea in una parete. Sarebbero delle cose immobili, non direbbero nulla. Invece siamo noi che in un modo più o meno, come dire, poco coerente con la ragione, scaliamo, intravediamo nelle montagne una linea immaginaria per scavare. Questa è anche una parte affascinante di questa attività, che scoprire prima nell'immaginario, nei sogni, una linea che magari è data solo da una traccia di un colore, da una linea magari di una goccia d'acqua che per milioni di anni ha tracciato questa immaginaria linea di salita, poi realizzarla, quindi si concretizza un sogno quando tu riesci a segnare questa salita nella montagna. E così la montagna fa parte dell'alpinismo e anche della cultura, non solo degli alpinisti, ma del mondo. Cosa diresti a un ragazzo per, non dico per fargli venire voglia di arrampicare, ma insomma per cercare di descrivergli la bellezza di questa cosa, insomma come faresti ad incoraggiarlo, a spingerlo verso questa passione, diciamo? Allora, perle di saggezza fortunatamente ancora non ne ho, perché sono ancora inaffidabile nel comportamento, come dire, di arrampicata. Vengo da una tradizione alpinistica e quindi sono ancora molto affascinato dalla parte avventurosa dell'arrampicata. Attualmente, se ci guardiamo attorno, invece l'alpinismo e l'arrampicata è cambiata moltissimo, è diventata proprio un'attività sportiva come tutte le altre, quindi con tutte le regole di sicurezza si può arrampicare senza rischiare di danni seri. Naturalmente se vengono mantenute certe regole di attenzione e di sicurezza, appunto. Io potrei dire una cosa ad un ragazzo che si avvicina, che cominciare a scalare è un bel modo per cominciare a capire l'ambiente, perché obbligatoriamente sei spinto a guardarti attorno e a capire se quel giorno c'è la pioggia, se è umido, se è bello, e questo è già importante, qualcuno non sempre se ne accorge. Quindi un'attività così ti permette prima di tutto di avvicinarti in un modo concreto all'ambiente. E poi direi che è un'attività, dire che è bella è tiro un po' l'acqua al mio mulino, perché naturalmente è un'attività che ho amato e continuo ad amare, ma è bella e affascinante perché è diversa, perché non c'è mai nulla di scontato nella vita, nemmeno nelle cose facili. Quindi questa continua precarietà degli equilibri che si spostano poi da ambienti completamente diversi è qualcosa di affascinante, che non annoia, che rende ed è come dire, davanti a un cesto di ciliegie una tira l'altra, quindi ha molte facce e molte possibilità. Quindi consiglierei questa attività soprattutto per questa grande variante che è l'abito, che offre. Parlavi di conoscenza della montagna e dell'ambiente, ecco, ma che grado di empatia riesce a raggiungere un alpinista da solo a mani nude mentre è in parete? Ma da solo è qualcosa di completamente diverso, perché è un'arrampicata che va al di là della logica comprensione, direi. È qualcosa che è una specie di sfera sentimentale dentro la quale è difficile entrare ed è difficile esternare una condizione così delicata e impegnativa come può essere quella dell'arrampicata solitaria. Quindi preferirei anche non descrivere un'attività così, come dire,
veramente personale e pericolosa che può essere l'arrampicata solitaria. E un'ultima domanda, qual è il tuo ricordo più bello legato alla montagna e alla vita? Insomma, immagino ce ne siano tanti. Sì, è una domanda difficilissima, perché è difficile fare una sintesi di emozioni. Io direi che forse la cosa più bella di questo percorso è stata la grande possibilità, nei momenti di decisione davanti a un bivio, avere la grande libertà di poter scegliere da che parte andare. Più che il ricordo di una via, è questo che mi affiora nei ricordi più prepotentemente. Era la grande possibilità che hai, facendo questa attività, di fare delle scelte e assumertene le responsabilità. Questo è un aspetto molto bello che pesa di più e affiora di più di tante altre cose. Quindi insomma anche un po' una scuola di vita, potremmo dire. Sì, sicuramente per me la montagna è stata una grande scuola.